Buonasera, fratelli nerazzurri. Oh. Allora, Chievo Inter 1-2. Allora, beh, che dire, l'Inter ha gestito, ha vinto. Sul primo gol c'è stata questa cosa che si capisce, non si capisce. Racol aveva fischiato, si era sentita. Vabbè. Alzo le mani, siamo ancora in fase, insomma, chiamarla, dire ancora in fase sperimentale, oddio, è un po' uno schifo, visto che oramai sono 8 mesi buoni che abbiamo la VAR. Comunque, ci hanno dato questo gol meritatissimo, perché comunque fino a quel momento non avevamo rubato assolutamente niente, anzi. Forse soprattutto primo tempo c'era stata l'occasione di Perisic, insomma, va bene, 1-0, e poi subito dopo 2-0. Ok, se segnano, noi segniamo solo con Icardi e Perisic. Vabbè, per quest'anno oramai è così, e niente, poi abbiamo subito questo gol. Vabbè, ok, abbiamo fatto il nostro dovere, dovevamo vincere. L'Inter continua. Vabbè, oramai la stagione è finita. Continua a non essere né bella né brillante né niente, però. Dai, proviamoci ancora a credere, perché, oh, tutto può succedere. Purtroppo la Roma ha vinto, purtroppo la Lazio ha vinto, ma la Lazio, oh, cioè contro la Sampdoria non è proprio l'ultima. E invece 4-0. Vabbè. Allora, non sfottere i milanisti. Cioè, io sono sportivo, sono, insomma, sfotto, perché il bello di questo sport, di questo, del calcio alla fine è questo, lo sfottò, le chiacchiere da bar. Lo sfotto e rimanere anche simpatici. Una volta sfotto io, una volta sfotti tu. Ma come cazzo fai a non sfottere un milanista? Cioè, oggi sfottere un milanista è sparare sulla Croce Rossa. Perché oggettivamente, cioè, sei la squadra che ha fatto fare più punti al Benevento, che così, non ne sono sicuro al 100%, ma mi sa che oggi è matematicamente retrocesso. Mi dispiace, perché, insomma, è una realtà carina, carina e coccolosa, dai. Però vabbè, piccola città, insomma, si è fatta la sua esperienza, magari lo rivedremo tra qualche anno, perché no? Ma tu, Milan, hai fatto fare all'andata, hai fatto segnare il portiere, hai fatto fare il primo punto storico. Ieri hai fatto fare la prima vittoria fuori casa. Cioè, io penso che hai praticamente quasi matematicamente salutato la Champions, o meglio, hai salutato la Champions quasi matematicamente, e devi avere gli occhi aperti su Fiorentina, Atalanta e via dicendo, che potrebbero farti uno scherzetto, quindi occhi aperti. Voglio dire a tutti i miei amici milanisti, e qua concludo, che ho invidiato, e non l'ho mai negato, ho invidiato quando quest'estate voi avete speso 250 milioni e noi siamo 25, 30, 50, toh, voglio. Però la differenza è che avete comprato 10 giocatori medi, quando invece forse ne bastava
bastavano 4, ma con le palle. Tutto qua. E Montella non è un grandissimo allenatore. Ieri ha perso 5-0, anche se comunque è arrivato in finale di Coppa del Re. Però ha perso 5-0. Non lo reputo un grandissimo allenatore. Ma Gattuso è peggio, eh. Pensavate che Gattuso era il salvatore della patria. Non è così. Non è così perché Gattuso ha avuto la sua botta di culo. E adesso culo ci se n'è andato. E purtroppo avete perso in casa col Benevento. In ultimo, che dire, appena finita Juventus-Napoli. Allora, per il regolamento, vabbè, tutti saprete che ha vinto il Napoli, adesso il campionato sicuramente è una cosa bellissima adesso. Perché tutto può succedere a questo punto. Anche se a parità di punti, oggi come oggi, vincerebbe ancora la Juve. Perché ha fatto più gol. E vabbè, quindi la Juve ha ancora quest'altra arma. E vabbè. E io, ora sto sentendo qualcosa. Dicono 50 e 50, qualcuno si è sbilanciato 60% Napoli. Per quanto sia duro per me ammetterlo, il cambiato lo vincerà la Juve. Purtroppo è così. Sarà così. Perché quando arriverà la partita contro non so chi. Magari all'ultima giornata. Oh, scusate, c'ho sonno. Che il Napoli dovrà vincere per forza, la Juve non steccherà. Anche se comunque deve giocare contro di noi sabato e contro la Roma a Roma. E non è proprio una passeggiatina, però no, non pensiamoci. Però insomma è una bella pagina di sport. Quest'anno ci sta regalando belle pagine di sport. Koulibaly. Koulibaly che salta a 2,5 metri e la mette dentro al 90esimo. Una goduria per tutti gli anti-juventini d'Italia, però c'è da dire anche che questa partita il Napoli non ha rubato assolutamente niente, proprio zero totale, non ha rubato niente. O comunque la Juve meritava di meno. Ai punti sicuramente avrebbe vinto il Napoli. Il calcio non è così. Ha vinto il Napoli. Koulibaly al 90esimo. Va bene Koulibaly al 90esimo. Non ci accontentiamo. Quindi vediamo chi vincerà sto cazzo di scudetto. Vediamo chi entra in Champions. Vediamo chi se la Roma ce la farà ad andare in finale di Champions. Speriamo. E soprattutto ieri, oggi, domani e sempre, forza Inter. Ciao Aglio, alla prossima.